Sapevi che l'assunzione di cibo e la regolazione del peso corporeo non dipendono solo da meccanismi fisiologici? Che mangiare è molto di più che reintegrare le calorie e i nutrienti consumati dall'organismo? L'assunzione di cibo è regolata da insulina, glucagone, leptina e grelina, ormoni che, circolando nel sangue, informano il nostro cervello sulla necessità di assumere cibo o di terminare un pasto. Ed è anche regolata da segnali interni, come la distensione gastrica, ossia la sensazione della pancia piena. Oltre ai segnali corporei e ormonali, sono però coinvolti anche numerosi processi neurocognitivi. Ricordi, aspettative, valutazioni sul cibo e sulle conseguenze dell'alimentazione influenzano cosa, come e quanto mangiamo. In particolare, attenzione e memoria hanno un ruolo fondamentale nella nostra dieta, in quanto sono entrambe coinvolte nel controllo dell'assunzione di cibo e nella regolazione dell'appetito. Se durante un pasto siamo distratti o presi da più compiti, non memorizzeremo correttamente il cibo che stiamo mangiando e non ci accorgeremo dei segnali che arrivano dal nostro corpo, per cui mangeremo probabilmente di più, senza rendercene conto, e avremo nuovamente fame entro poche ore. Immaginate di essere davanti alla televisione. State guardando un film e state mangiando dei popcorn. Il film è molto coinvolgente e state seguendo con attenzione la trama del racconto. Ad un certo punto la vostra mano cerca altri popcorn, senza però trovarli. Per un momento distoglierete la vostra attenzione dal film e vi ritroverete a pensare come sia possibile che avete finito un'intera ciotola di popcorn senza neppure accorgervene. Il motivo per cui non ve ne siete accorti è che l'attenzione umana è limitata e quando siamo presi da più compiti, spesso, non siamo in grado di notare stimoli che altrimenti sarebbero ben visibili, né tantomeno riusciamo a memorizzare adeguatamente ciò che stiamo facendo. Per questo motivo, se mangiamo davanti alla televisione o al computer, rischiamo di mangiare fino all'80% in più. Inoltre, è probabile che ci tornerà fame prima e che faremo passare meno tempo tra un pasto e l'altro. Tutto ciò che disturba o indebolisce il ricordo di un pasto nella nostra mente ha infatti un impatto sulla sazietà post-pasto, ovvero sulla nostra fame nelle ore successive e di conseguenza sull'assunzione di nuovo cibo. Per questo, oltre a prestare attenzione al momento del pasto, è importante aumentare la consapevolezza dei pensieri, dei sentimenti e delle sensazioni provate in quel momento. Se mentre mangiamo prestiamo attenzione alla qualità sensoriale del cibo, al gusto, al profumo, alla consistenza di ogni boccone, alle nostre emozioni, non solo favoriremo la sazietà durante il pasto, ma miglioreremo anche la formazione dei ricordi alimentari legati al pasto e ridurremo l'assunzione di cibo nelle ore successive. Infine, è importante prestare attenzione al nostro corpo e ascoltare segnali provenienti dal suo interno. Numerose ricerche, infatti, suggeriscono che l'esperienza corporea della sazietà dipende anche dall'attenzione e dalla percezione dei segnali interni. Questo modo di mangiare in modo consapevole è anche chiamato mindful eating. Non è solo cosa mangiamo, ma anche come lo mangiamo ad influenzare la qualità della nostra dieta. Sapevi inoltre che anche il piacere può contribuire ad un'alimentazione sana? I partecipanti ad uno studio che erano stati istruiti a mangiare un alimento fino a quando la piacevolezza del sapore si attenua hanno mangiato meno dei partecipanti istruiti a mangiare fino a quando lo stomaco si sente pieno. Ciò significa che non possiamo fare affidamento solo sui segnali interni di sazietà, perché sono lenti ed impiegano tempo a raggiungere il nostro cervello. Quando ci sentiamo con la pancia piena, ossia percepiamo la distensione gastrica, è tardi e abbiamo probabilmente già mangiato troppo. Una maggiore attenzione al piacere e alle qualità sensoriali del cibo non solo favorisce la sazietà durante il pasto, ma contribuisce a ridurre la velocità di consumo e le dimensioni dei bocconi, ad allungare l'intervallo tra un boccone e l'altro e ad aumentare il numero di masticazioni. Il piacere al momento del pasto contribuisce inoltre a rafforzare la formazione di ricordi alimentari, portando a una riduzione dell'assunzione di cibo nelle ore successive. Prestate quindi attenzione al momento del pasto, mangiate con gusto e godetevi ogni boccone, perché questo contribuirà a creare una memoria solida, facendovi sentire sazi più a lungo e a diminuire le probabilità che vi mangerete uno snack tra un pasto e l'altro.